Buonasera, quando gioca il Napoli sapete che ci troverete qua e siamo qui, Milan-Napoli, anzi Napoli-Milan, partita importantissima, mi dicono ma perché è importante questa partita? Perché? Perché Gennaro? Diretto interessante, ma Big Man, lo scontro diretto, ma ne parleremo con calma. Presentiamo i nostri ospiti, Tania Ragatta accanto Patrizio a me. Rispo qui con me e salutiamo tutto il nostro parterre a partire da Salvatore Turco. Buonasera a tutti, Napoli-Milan, perché è importante questa partita? Perché? Stasera raddoppiamo perché con Salvatore che cosa? Abbiamo Luca Turco. Salve, buonasera. Però non c'entra niente. Questo è un nipote acquisito. È un momento di TV verità, signori, un fratello che non incontrava da tempo. Incontriamoci al vertice, al centro. Erano anni che non... Ciao fratello, come stai? Tutto bene. Sei un grande. Mattia Fele è qua che ci tiene in ponte con... Un mio cugino che non incontrava da tutti i parenti, ma ormai siamo tutti parenti, anche voi da casa ormai ci sentiamo. Telefonate, Maruzzella spero di sentirla stasera, ormai ci siamo affezionati. E fatela mettere la Coppa a Roma, maestra, attacca Maruzzella. Parliamo però anche dell'allenatore, il mister Gennaro Jezza che è con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Poi voglio capire dopo il passaggio da calciatore ad allenatore, poi dopo abbiamo un po' di cose da raccontare anche per chi ci segue. E poi lì sul campo, solo per un saluto veloce, la nostra infiltrata speciale, Italia Mele. Con Giubini e Stascia addosso, attenzione. Ciao Italia. Sì, dall'esterno dello stadio, buonasera. Dall'esterno dello stadio Maradona che sarà sold out questa sera per un incontro estremamente importante che necessita di risposte certe anche se le domande sono complicate. Vediamo subito la formazione con la quale il Napoli scenderà in campo con Meret, Di Lorenzo, poi ci saranno Rachmani e Nathan con Mario Rui, a centrocampo Elmas, Lobotka, Zielinski e in attacco al centro Raspadori e sugli esterni Politano e Kvaratskhelia. Linea allo studio. Italia. Allora, gli vogliamo salutare i nostri sponsor che sono fondamentali in un programma televisivo come certo il nostro. Certo che sì, certo che sì. Salutiamo Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi di sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Facile renting, noleggio su misura per te. Cennamo Arredamento, se puoi sognarlo puoi averlo. Puerto Svago, il franchising numero uno in Campania. DTF Italia, nuovi sistemi energetici, riscaldamento e climatizzazione. CPA, cooperativa produttori abbigliamento, gli esperti del prodotto ad un prezzo ridotto. Grazie, ma mi dici pure quale santa ci proteggerà? Ah sì, certo. Fate un primo piano perché mi vado a prendere la ricetta del giorno che ho lasciato lì. Sì, oggi abbiamo la santa Ermelinda, Ermen che deriva da grande, potente e universale ed è combinato con l'Inde che significa soffice, tenero e quindi l'emblema di questa santa è uno scudo del potente. Ci porterà bene per la partita di oggi? Se non lo sai tu che sei l'esperta, insomma, la ragazza calendario, no? Famosa è vero, per la ragazza calendario. Per entrambi i casi. Arrivo signori perché il risotto alla milanese richiede un'attenzione particolare. Sta proprio a spalle. Allora, quindi ci hai già dato uno spoiler del piatto del giorno. A Milano ossobuco e risotto alla milanese Sava Sandini, cosa che è diversa dal risotto, come potete immaginare, allo zafferano, sono due cose diverse. Ma ve la leggo, ve la recito. Allora, eccolo lì. Gli ingredienti. Il riso, scommetto. Lo sai, non trovo il risotto alla milanese. Eccolo qua. Zafferano pure. Allo servo zafferano in pistilli 0,25 grammi, riso Cannaroli che viene bello, lucente e croccante, vino bianco 150 grammi, cipolle bianche, mezza cipolla bianca e 25 grammi di burro e poi dovete preparare un litro di brodo di carne. Allora, per preparare il risotto alla milanese dovrete avere pronto circa un litro di brodo di carne classico da tenere sempre molto caldo. Mondate e tritate finemente mezza cipolla bianca, poi in una padella ampia versate 25 grammi di burro, poi la cipolla tritata. Fate appassire a fuoco medio mescolando di tanto in tanto per farla ammorbidire. State scrivendo? Vado più piano. Una volta rosolata potrete versare il riso Cannaroli. Il riso assorbirà il burro e si amalgamerà con la cipolla. Quando sarà tostato e traslucido, perciò il Cannaroli ci vuole, potrete sfumare con il vino bianco, lasciate sfumare la parte alcolica per qualche istante. Versate il brodo molto caldo fino a coprire e proseguite la cottura a fiamma vivace versando brodo caldo alla bisogna. Immergete delicatamente i pistilli in acqua calda, mescolate appena per farli rinvenire.
Ora, tre quarti della cottura, unite i pistilli di zafferano con l'acqua di ammollo. Attendete qualche istante che si ammorbidiscano, poi mescolate. Rilasceranno il loro profumo e il colore tipico giallo. Quando manca un minuto dalla fine della cottura del riso, togliete la padella dal fuoco, aggiungete circa 120 grammi di burro a pezzetti che deve essere freddo, da frigo, bravo, fai vedere come si fa. Poi mescolate, perfetto, versate il parmigiano, mescolate vigorosamente ancora, così che il burro e il formaggio ben freddi creino lo shock termico. Andate ci picciate sotto fuoco, perciò non si squagliava un burro. Riprendiamo. Ok. Mi raccomando che il burro sia freddo, perché crea lo shock termico che favorisce cremosità e lucentezza al risotto. Servite il risotto alla milanese ben caldo. Per le polpette al Milan invece ci pensiamo noi stasera. Ah, buon appetito. Allora, buon appetito. Bene, mi hai fatto venire l'acquolina. Anche a me mi è venuto l'acquolina. Allora, però, Patrizio, dobbiamo salutare tutti i vincitori che per questa settimana eccezionalmente ne sono stati quattro del gioco del ticket di Euronics Gruppo Tufano. Infatti salutiamo Roberto, Salvatore, Caterina e Giordano, che sono allo stadio per vivere la partita Milan-Napoli. Dei due biglietti che però per questa settimana in via del tutto eccezionale sono diventati quattro. E a proposito di questo, lanciamo il nuovo gioco di questa settimana, perché anche oggi Euronics vi fa questo regalo, precisamente per la partita Napoli-Empoli che si terrà il 12 novembre. Da questo momento in poi inviateci il pronostico della partita di oggi su WhatsApp e i biglietti, sempre due, attenzione, li vincerà il primo che indovinerà il pronostico di stasera. Sa passano dire. Abbiamo dato il numero di telefono per WhatsApp. Sì, ormai l'ho imparato a memoria. 334 34 06 054. Io farei un applauso perché ha imparato a memoria il numero di telefono. Complimenti. Come ha fatto a imparare anni e anni di studi? Ho saputo che è laureata in economia la nostra Tania Lagatta. Sì. Questo mi inorgoglisce. E che ti credi? Ti consiglio di vedere il film di Paola Cortellesi dove racconta il riscatto delle donne. Quello in bianco e nero, quello in bianco bellissimo, e nero. Sì. Bellissimo, bellissimo. Va bene, allora andiamo avanti con. Andiamo da Italia. Se volimmo fuori contro, oppure andiamo da Italia. Andiamo da Italia, sì. Ma per il giubbino che ha messo. A questo punto vado a Gloria pure io, va. Allora, come vi dicevo, il Maradona alle mie spalle che si va riempiendo, questa sera sarà sold out, c'è tanta aspettativa da parte dei tifosi del Napoli, anche se dobbiamo aggiornare il risultato. In questo momento l'Inter a San Siro sta vincendo 1-0 con la Roma con un gol di Thuram. Quindi a maggior ragione la partita di stasera è fondamentale per restare attaccati alla vetta della classifica e non lasciarsi scucire da queste bellissime maglie lo scudetto alla fine di ottobre. Nelle difficoltà di Garcia si trova anche, forse in una condizione se possibile ancora peggiore, anche l'allenatore del Napoli. L'hashtag del momento è Pioli out, due sconfitte pesantissime, le ultime due dei rossoneri, che però qui allo stadio Maradona non perdono da lontano 2018. Domani è anche il compleanno di Diego Armando Maradona e la città onorerà questa giornata con delle manifestazioni di cui vi renderemo conto anche nel corso della serata di domani. E nello suo stadio oggi il Napoli ha, tra le altre cose, il dovere di onorare Diego Armando Maradona. Cominciamo con il tifoso che è alla mia sinistra, alla vostra destra nei teleschermi. Lui si chiama Cosimo e viene da Hannover, è abbonato al Napoli da decenni e arriva a Napoli settimanalmente per seguire la propria squadra del cuore senza lasciarsi spaventare dalle migliaia di chilometri che lo separano dal suo grandissimo amore. Benvenuto Cosimo. Certo. Buonasera. Vero, ha perfettamente ragione. I viaggi non mi fanno paura, ho sempre viaggiato, ma con piacere per la mia squadra del cuore. Lo straordinario Napoli dello scorso anno, che ha stravinto il campionato con mister Spalletti, ha meritato in pieno quel tricolore che però adesso va difeso per non farlo scucire troppo presto dalla maglia. Anche questo è vero, però sappiamo benissimo che è molto difficile, basta guardare il Milan due anni fa, cosa ha fatto poi l'anno scorso, perciò non è facile, non è semplice su un'altra squadra,
chi c'è riuscito. Proprio un'altra squadra direi di no, un altro allenatore sicuramente. No, no, non per forza. Io invece vedo positivo anche Garcia. Se Spalletti è andato via, secondo me, perché sapeva perfettamente che non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto l'anno scorso nel Napoli. Un'ultima gliela faccio sulla formazione. Ha sentito, gioca Elmas, anche se ha recuperato, però non lo si rischia dal primo momento. Lei crede che la scelta sia stata giusta? Sì, sì, è stata giusta, perché noi non possiamo rischiare anche se... perché ci serve la partita a Salerno e innanzitutto con l'Unione Berlin e poi specialmente a Madrid contro il Real Madrid. Grazie Cosimo, una battuta con il collega Giovanni Annunziata di calciomercato.com. insomma, io me l'aspettavo Elmas, a dire la verità, l'avevo detto, ma non perché Cajusta abbia offerto delle prestazioni un po' schizofreniche, ma perché lo aveva citato in maniera specifica ieri l'allenatore nella brevissima conferenza stampa da record, 14 minuti di conferenza stampa, molto evasiva devo dire. Sì, sì, direi un po' breve. Buonasera a tutti innanzitutto. Garcia ha anche parlato di questa come la partita non della verità. Ha un po' schivato questa dicitura. Però in realtà questa sarà la partita della verità, perché il Napoli, se non vince oggi, scivola via dall'Inter, scappa via l'Inter a più 7, se perde addirittura a 8 punti di distacco, e sarebbe veramente tosta recuperare quest'Inter vedendo questo Napoli. Dicevi di Elmas, secondo me può essere la scelta giusta anche in termini di palleggio, perché non abbiamo visto tanto palleggiare il Napoli in questo avvio di stagione, e invece adesso contro questo Milan andare a palleggiare, trovare questo tipo di soluzioni potrebbe essere la chiave di gioco giusta. Ringrazio il collega Giovanni Annunziata di calciomercato.com. per adesso vi restituisco la linea in attesa di ritrovarci più tardi, ciao! Noi ce la prendiamo molto volentieri. Allora, possiamo far vedere le formazioni, ce l'abbiamo già? Intanto che la regia ci dà le formazioni, eccola, Patrizio, eccola. Ti voglio solo aggiornare sulla finale di Inter-Roma, 1-0 per l'Inter. Finita. Al 90esimo il gol di Thuram, dopo una partita anche condotta con difficoltà da parte di entrambe le squadre, hanno lottato molto, poi Thuram con una giocata l'ha risolta su assist di Marco. Ma vi rago. Peccato perché poteva L'Inter essere... L'Inter che torna al primo posto in classifica. Poteva essere importante per noi quantomeno un pareggio. Importante, però penso che Patrizio c'è ancora tempo e il Napoli deve pensare a se stesso, non può pensare ai risultati degli altri, deve cercare, come dice molto spesso Garcia, di trovare quel filotto giusto per cercare di... pian pianino di recuperare punti, però il Napoli deve ritrovarsi, deve dare continuità. Però il pochino di sorta, capito? Il 90esimo per assegnare, capito? Peccato, vabbè. Non questa mano non ho sentito parlare. A Juve con Verona al 90esimo. Era la stessa cosa. Cioè, su 90esimo, insomma, lo ha su 90esimo, è regolare, si può fare. Lo amo 90esimo minuto. Succede, guarda, incredibile, ma succede spesso. Al 90esimo. È incredibile. Vabbè, questa settimana siamo stati abbastanza calmi sia su Garcia che su Meret, per cui sì, credo che la notizia più importante della settimana è stata una convention di Suore a Napoli, lo sai? Sì, c'è stata questa approfondire convention. Per capire che convention hanno fatto. È stata una convention praticamente dove la notizia, diciamo, tra virgolette, un po' curiosa, che può incuriosire, interessare, è che di solito le suore, che sono dei personaggi, ecco, che di solito sono le suore di clausura, si vedono molto poco, che organizzano una convention, insomma, può essere, ecco, una notizia, ma non è questa la vera notizia di oggi. Qual è? No, è più che altro la notizia è, tu lo sai, che le suore pure giocano a pallone. Lo sapevi, e mo te faccio vedere, guarda che partita, questa è presa dai social, vedete? Questa è una partita di calcetto tra suore. Ma neanche si rendono la vita più facile con un abbigliamento. E guarda che numero, guarda, questa è la famosa partita Santos-Sampdoria, perché giustamente sono due, Santos-Sampdoria, ecco qua, vedete, giocatori preferiti sono Cristiano Ronaldo, giustamente, e Orsolini, perché giustamente sono suore. Orsolini, guarda qua, ma tu il numero devi vedere, questa è la suora Kvaratskhelia. Poi è difficile con la tonaca addosso, è difficilissimo vedere. No, ma loro ci riescono, e comunque arbitra Suorsa. Arbitra Suorsa. Torniamo seri. No, questo, allora, vabbè, questa è un'altra sessione di allenamento, vedi, guarda, sono sempre loro, guarda come si divertono. La palla quella a gas che è ancora più... No, cupa all'uncino, però guarda, c'è pure spazio, vedi, per degli screzzi, vedi, si vengono pure ammazzati, insomma, complimenti. Anche le suore sportive, ecco, è bello da vedere. Allora, abbiamo visto già la coppia con
chi era? Raspadori, Kvara, l'abbiamo già intuita, credo, con grande soddisfazione. Si sono svelati una stanno bella. Sta facendo coppa bene, anche con Politano dall'altro lato. Il Napoli, diciamo che pian pianino sta ritrovando un po' quel gioco che è mancato in questo, almeno nell'ultimo periodo. E Raspadori è una bella sorpresa, perché abbiamo sempre detto, sai, dove va a collocare, però alla fine oggi ci ha dato la certezza che lui è una punta centrale, una punta, con altre caratteristiche rispetto a quello che sono quelle di Osimhen, che sono fisiche, più da velocista, o di Simeone, insomma, o di Simeone, che è forte anche lui fisicamente. Lui è piccolo, rapido, uno che sa legare bene il gioco, perché è bravo tecnicamente, è un'arma in più che il Napoli ha. Vabbè, vediamo la formazione. Dunque, la novità è Elmas. Per il resto, sì, solo Elmas. Come lo vedi Elmas allora? Ma Elmas è sempre stato quel calciatore, soprattutto negli anni scorsi, messo in campo sempre a spezzone. È un altro giocatore, un po' come Raspadori, da capire da ancora dove si deve collocare con certezza. Però è uno che ha sempre ogni volta che è entrato ha sempre dato quella certezza che serve nei momenti particolari delle gare. Bisogna oggi vedere un po' e valutarlo dall'inizio, perché in qualche partita passata dall'inizio non è mai sempre subentrato. Non ha fatto male quando è però, subentrato. Sì, però quando subentra mi sa che ti dà quella spinta in più per ah, meglio il subentro che almeno da quelle che sono state un po' le partite abbiamo visto. E non facciamo passare, però. Lo facciamo tra sì. Però ecco, è un po' come Raspadori, bisogna un attimo capire guardare dove metterlo. Vabbè, Luca, come l'ha vista la formazione? Non sono super convinto di Elmas, che a me piace molto di più quando gioca come ala piuttosto che come centrocampista, anche se qualche volta mi è piaciuto molto, però ritengo che sia un po' discontinuo invece come mezzala. Ah. Le volte la sua tecnica, la sua velocità sicuramente possono aiutare, chiaramente non abbiamo un giocatore fisico tipo Anguissa o Kajuste, quindi questo può essere una scelta chiaramente con i giocatori del Milan che sono comunque molto quindi veloci. Sotto tua osservazione Elmas oggi, dobbiamo capire se sono tutti sotto mia osservazione. Vediamo. Vorrei vedere un Napoli che gioca bene questa sera. Sicuramente è un centrocampo più offensivo sicuramente a quello che abbiamo visto quando c'è Kajuste. Una bocciatura per Kajuste questa, oppure una scelta tattica? Che poi ha giocato bene, l'ha giocato anche tanto. Molto. Non ha brillato in Champions League sicuramente, però secondo me è più un discorso tattico, perché tu oggi stai sicuramente sia con Zielinski che sia con Elmas, forse stai dando un segnale che la partita la vuoi vincere, allora la fai magari con Mario Rui. Lì Olivero non può giocare, giusto? O può giocare? Come? Non può giocare. E come mai la scelta di Mario Rui dal primo minuto? Forse proprio per equilibrare, credo. Mario Rui è meno offensivo di Olivera. No, io credo che a questo punto Garcia abbia voluto proprio impostare la partita sul tenere il pallone, quindi cercare di avere il possesso palla maggiore rispetto al Milan, che poi tra l'altro fu anche un po' la strategia di Spalletti l'anno scorso, che non portò proprio benissimo. Infatti io sono molto curioso, non so voi, di capire come Garcia proverà a fermare Leao, che è stato veramente l'incubo della difesa del Napoli l'anno scorso. Secondo me anche il discorso di mettere Elmas lì in quella zona lì, che Elmas comunque è un giocatore, non sarà veloce come Leao, perché non è facile trovare uno che fermi Leao, però mettere uno rapido come Elmas potrebbe essere quella carta vincente per cercare di fermarlo e raddoppiarlo. La catena di destra sono tutti veloci, no? Di Lorenzo, Politano ed Elmas praticamente. Accomani non ci dimentichiamo. Non è un fulmine di guerra a livello di velocità. Non ci dimentichiamo il gol. Altre qualità. Vabbè, tiratici a maglietta. Nel caso in cui Leao e Safui, tiratici a maglietta a centrocampo. Stavolta pigliamo un preso. No? La formazione del Milan ce ne sono, la vediamo. Ma la possono far vedere? Allora è legale questa allora, cosa? Il Milan si schiera con Maignan in porta, Calabria, Kalulu e Tomori, quindi difesa arrangiata per l'assenza all'ultimo momento di Kier, oltre che di Ciao, che è stato espulso nella scorsa gara. Hernandez sulla sinistra, Krunic al centro con Musa e Reinders come mezziali, Leao e Giroud con Pulisic, insomma il classico tridente che sta schierando Pioli in questa stagione. Quindi che tipo di formazione è, Gennaro? Come si sono schierati? Ma è il classico 4-3 che fa Pioli, gli uomini più o meno sono sempre gli stessi, a parte la mancanza del centrale difensivo. È un Milan che sta attraversando un periodo un po' così particolare, non sta brillando sicuramente, però queste partite qua servono per riprendersi e il Napoli deve essere bravo, perché
sarà un'altra partita di quelle difficili, perché forse col Milan il Napoli anche negli anni passati ha sempre sofferto. Sì. Però oggi, al di là del discorso della prestazione, il Napoli ha bisogno del risultato, ma il risultato pieno per cercare di dare, come diceva anche prima Salvatore, per non distaccarsi troppo da quello che è il discorso. No, anche perché il Milan è una grande, e quindi noi, come siamo partiti quest'anno, purtroppo Lazio e siamo venuti meno. Vogliamo metterci la Fiorentina, che insomma rispetto alle altre, eppure siamo venuti meno, mo c'è il Milan in poi casa. Salvatore, anche una rivincita per l'anno scorso, le prestazioni. Però non dobbiamo, questa partita non bisogna cannarla assolutamente. L'abbiamo detto sempre, ma abbiamo avuto tutte partite difficili dall'inizio del campionato. Italia è di nuovo l'incollegamento che sbraita. Italia, a te. No, io più che altro, ragazzi, sto andando al ritmo della musica che arriva dall'interno dello stadio Maradona, perché tutto lo stadio sta rendendo omaggio all'immenso, unico, inarrivabile Dios. Domani, come abbiamo già detto, ricorre il suo compleanno e ci saranno celebrazioni in tutta la città, delle quali poi vi renderemo conto nel corso della giornata. Ma oggi, in questo momento, a poche ore dal, anzi oggi possiamo dire che per certi versi è la vigilia del Natale calcistico, lo stadio Maradona sta rendendo omaggio al grande Diego e tutti cantano a squarciagola le sue canzoni, urlando verso il cielo, dove immaginiamo ci stia guardando il nome di Diego. Però adesso è il momento di Napoli-Milan, di una partita che può riservare delle sorprese, buone o brutte, a secondo di come andrà il risultato. Allora cominciamo, c'è una signora che si sta nascondendo, che ha gli occhi, porta fortuna, non si tiri indietro. Allora no, una battuta me la deve fare semplicemente sulla sua sensazione dopo i trionfi dello scudetto. Pensa che si possa replicare una prestazione importante questa sera? Io lo spero, dopo la delusione dell'anno scorso. Comunque lui è più esperto. Ma io voglio parlare con lei. Dopo la delusione dell'anno scorso è il momento di... di vincere. Dobbiamo vincere stasera. Una grande dimostrazione. La vittoria di stasera l'aspettiamo perché abbiamo bisogno di risposte. E giusto, è giustissimo. È giustissimo. Il Napoli l'anno scorso, guardami, non ti... hai paura di me? Ah, stai dormendo, però stai camminando, quindi puoi rispondermi. L'anno scorso il Milan e il Napoli... Va bene, mi sembra inopportuno tutto questo. Volevo semplicemente chiederti, l'anno scorso il Milan è stato la bestia nera per il Napoli. Pensi che sia arrivato il momento di invertire la rotta? Penso di sì, penso che siamo arrivati al momento che dobbiamo invertire la rotta. Ma stasera vedremo. Purtroppo loro vengono da una sconfitta abbastanza pesante. Due sconfitte. Resta solamente incrociare le dita, non voglio dire niente, sono scaramanzia. Hai visto che ce l'hai fatto, non era difficile. Allora andiamo avanti e parliamo con lei. Lei no, ha vergogna, non può essere qui. Ma questa strana timidezza mi sorprende, forse non sanno che sono qui allo stadio questi telespettatori. Lei ha la maglia del Napoli, non la faccio proseguire. Niente di meno, perché? Il Milan è un avversario complicato, è un avversario che si contende con il Napoli i primi posti in classifica, ma è soprattutto un avversario che non esce sconfitto dal 2018 da questo stadio e che l'anno scorso si è portato via dei punti sanguinosi. È la partita svolta della verità decisiva oppure? No, non lo so se è la partita svolta della verità, se è decisiva o no, però penso che io non vedo tutte queste squadre forti quest'anno. Se noi a Napoli non avessimo cambiato tutto, allenatore, forse avremmo vinto, ma proprio facile, un altro scudetto, facilissimo. Nel frattempo l'Inter ha vinto. Non li vedo giocare, non li vedo tutta sta forza come l'Inter stasera, per esempio, no? Che però ha vinto e quindi è importante non allontanarsi. Calcio. Questo sì. Quindi il risultato conta. Certo, sempre. Forza Napoli sempre. Allora troviamo, becchiamo un... Allora lui veniva dalle Hawaii, poi è passato per Dubai che fa ancora rima ed è venuto a farci un regalo, vero? Soldi. Siamo in procinto di comprare Napoli, stasera siamo in trattativo, no? Come vedi, sceicco, paesi arabi o petrolio assai, esordo assai, guarda, gli tam, De Laurentiis, se vuoi vendere Napoli, a parte forse, o caro, pannaggia con Dubetto, caso Macanà. E parliamo, a sud mano, guarda a sud mano. Lui è uno di quelli che vedere cammello pagare moneta prende sul serio.
serio. Allora, arbitra Orsato questa sera, e Orsato è un arbitro che insomma ha dei trascorsi, diciamo così, un po' complessi in questa lunghissima carriera. Chiediamo il parere ad Egidio, una designazione arbitrale che ci può stare. Sì, è uno degli arbitri, penso, forse il migliore in Italia, ha arbitrato molte partite anche in campo europeo, quindi forse è il migliore in Italia, almeno secondo il mio punto di vista, a livello di... Questa è forse la partita più importante di questa giornata, quindi ci sta che arbitri lui. È una buona scelta. La formazione Elmas invece di Anghissà è la conferma di Mario Rui. Sì, scelte giuste, scelte secondo me giustissime, soprattutto Mario Rui sulla fascia, che per me è 100 volte meglio di Oliveira, e in accoppiata con Covara poi lì sulla fascia è spettacolare. Per quanto riguarda Elmas a centrocampo, per me è un grande rischio, però a Milano ha giocato anche l'anno scorso, però perché non c'era Osimhen, ha giocato come falso 9. Quest'anno giocherà proprio da mezzala pura, quindi vedremo cosa farà. Speriamo bene, ovviamente, però è un rischio bello grosso che Garcia si è voluto prendere. Poi vediamo come andrà, perché se loro hanno... Insomma, ci ha pensato parecchio Garcia, la notte gli ha portato consiglio e forse vuole dimostrare che il suo Napoli può tenere la mira a campo avversario. Prima di spostarvi una battuta con amico che... Italia si è bloccata l'immagine, vabbè. Io vorrei sapere, dopo voglio chiedere, voglio approfondire questo discorso su Egidio, quanti anni ha, che fa, che vuole fare da grande, c'è una preparazione preparato. Pazzesca. A questo punto io saluterei, lo faccio con tutto il mio affetto, Carlo Ciampi, patron di Facile Rent, fondatore di Facile Rent, azienda leader nel settore del noleggio auto, e Facile Service, il loro centro assistenza auto officina 4.0. Proprio così, Facile Rent Service è il punto di riferimento per l'assistenza auto nella zona, grazie allo staff specializzato e alle attrezzature all'avanguardia. Una moderna officina meccatronica che offre servizi di riparazione carrozzeria, gomme auto e cerchillega. Tutto in un'unica officina. Un servizio completo per gli automobilisti a Napoli e provincia. L'esperienza e la competenza del personale fanno davvero la differenza. Assolutamente, tecnologia all'avanguardia e personale qualificato. Un must per chiunque abbia bisogno di assistenza per la propria auto. Tutto questo con Facile Service. Carlo Ciampi, grazie, grazie per quello che fai per le nostre macchine. C'è un parcheggio, no? Come si dice? Il settore auto, sapete che sta in disastro, e ci sono moltissime auto disastrate che andrebbero rottamate. Come si chiama? Il parco auto usato. Ah, tu ami la dita. Vai, come questo? No, stiamo mettendo in dubbio. Ragazzi, è un problema. È un problema perché girano macchine non adatte a circolare. E sa pure chi si fa scale chilometri. Per cui andate in tenga la macchina fresca sotto. No, no. Approfitta, almeno curatela, fate una manutenzione, perché è pericoloso girare con una macchina, controllate le gomme, la pressione, insomma. Vabbè. Luca Turco, io l'ho conosciuto che aveva 9 anni, da 28 anni, 25 quest'anno. Da 25 anni fa mio nipote in Un Posto al Sole, quindi di fatto è realmente mio nipote. Sì. Però lui, oltre a fare l'attore in maniera egregia, grazie, è anche regista, e ha fatto un video per la nuova gestione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, dove io ho fatto anche la voce narrante sia in italiano che in napoletano con l'audio guida. E sta andando molto bene il Tesoro di San Gennaro, sta facendo numeri incredibili. Io farei vedere qualche secondo, un minuto e mezzo del video girato per farvi capire. Le interviste flash nel prepartita di DAZN, sia di Meret che di Mirante, quindi interviste a soli portieri, sia del Napoli che del Milan, anche se Mirante non partirà dal primo minuto. Meret dice: finora è mancata continuità, ma battendo il Milan torniamo nel gruppo di testa. È importantissimo dare continuità di risultati nella prima parte di campionato, però è un po' mancata. Per noi questa è una partita fondamentale che può riportarci lì in alto. E Mirante invece dice: il Napoli è forte in tutti i reparti, ma anche noi abbiamo le nostre armi. Il Napoli ha giocatori come Kvaratskhelia, che è imprevedibile, Raspadori fortissimo, Politano altrettanto, c'è da stare attenti, ma anche noi abbiamo le nostre armi e abbiamo intenzione di usarle, sarà una bella partita. Meno male, ce lo auguriamo. Stai calmo, io risponderei stai calmo, sì, Ammira, stai calmo, non c'è bisogno. Troppo casato, dice. Troppo. Comunque sei al Maradona, sei contro il Napoli, noi stiamo facendo comunque bene. È di Castellammare, anche lui. Ah, è pure Castellammare. Come l'avete visto con il Berlin, questo Napoli? Che tipo di partita vi ha deluso? Il Napoli per la partita che è stata ha fatto il massimo, secondo me. Nel senso che una squadra ha trovato una squadra chiusa lì dietro e non era facile trovare spazi. Il Napoli ne ha approfittato, ha fatto gol, ha rischiato pochissimo alla fine.
E mi è piaciuto anche Garcia in quella situazione quando ha messo Østergaard davanti alla difesa negli ultimi 10 minuti. Lì è stato secondo me bravo, e dove poteva giustamente l'Union Berlino, l'unica soluzione che aveva negli ultimi minuti era mettere quella pallata lì in mezzo all'area di rigore, davanti all'area di rigore per le spizzicate. Ha messo Østergaard, che è un bravissimo saltatore di testa, per conservare il risultato, no? Ma ha fatto bene. Io ho sentito un sacco di critiche su questo discorso: il Napoli non è quello dell'anno scorso, dove siamo abituati a vedere. No, ci sono partite dove tu devi portare a casa il risultato, e secondo me ha fatto una è perché una l'avversario ha perso anche un'altra partita, giusto Mattia? L'Union ha perso di nuovo 8 partite in realtà. No, la nona. Non era un momento favorevole. Quindi non nega sta squadra, era proprio ci si aspettava Salvatore, qualcosa in più in termini di occasioni, di risultati, c'è più che altro di spettacolo e di gol, però sì, quando stanno i 3 punti 10 sconfitte di però il discorso lo sai con Salvatore, sono quelle partite parlando. È una partita di Champions League, sono partite dove tu ti chiudi lì dietro. E non è facile trovare magari gli spazi per chiuderla e magari far vedere la prestazione bella e importante. No, ma quello senza dubbio. Vinci anche con una giocata sporca, un'occasione, una squadra cinica, riesce a cercavo di interpretare quello che è poi il pensiero, insomma, meno contento di qualche tifoso che dice: ma come l'Union Berlin 10 sconfitte, non so nessuno tra virgolette. Infatti, ma ci sono le statistiche che purtroppo lo sai. Ammazziamoli sportivamente. Senti, comunque Caius ha fatto una bella partita col Berlin, non ti è piaciuto? Perché siete non benissimo? Beh, è stato molto più bravo nella partita precedente con Verona. Con Verona. Bene, con bocciato. Ah, addirittura cioè, bocciato, sì. Non proprio bene. Ah. Andiamo da Italia. Andiamo da Italia. Vabbè, non mai preso, non sta per entrare. Che sami su paracaduto, che sami Italia? Italia. C'era sullo stadio, no? Sì, abbiamo bisogna perso essere ma io volevo una attenti e bisogna ma mi senti? Bisogna sempre prevenire, quindi ho messo il paracadute, caro Salvatore, come hai detto giustamente tu. Sì, vi sento perfettamente e volevo rientrare un attimo poi in clima partita, perché tra pochissimo qui scenderanno in campo 2 squadre no. che hanno molto da perdere, come dicevamo all'inizio, e anche molto da poter vincere in termini non soltanto di risultato immediato, ma anche in termini di prospettive. Per quello che riguarda le armi a disposizione del Napoli, visto che prima avete citato le interviste di Mirante e Meret, io aggiungerei anche Zielinski, perché il polacco è veramente il nemico numero uno dei rossoneri. Ha segnato fino ad oggi 4 gol contro la squadra milanese ed è soprattutto un calciatore che è andato già in doppia cifra per assist e gol in questa stagione, quindi molto potrebbe passare attraverso i piedi di Piotr Zielinski. Ma abbiamo il nostro amico tifoso inossidabile Antonio, che è sempre qui pronto per dare il proprio pronostico, non ci azzecca mai, ma noi lo prendiamo anche come buon augurio di scaramanzia. Sono troppo sognato, 2-1. Poi vorrei fare due cose. L'ennesimo scandalo a Torino ieri sera, bene, che non si è visto. Poi il conduttore, l'editore come si chiama? L'editore non ti interessa, il proprietario di Canale 8, penso che tu voglia sapere il nome del conduttore. No, Patrizio Rispo. Ma proprio l'editore. C'avete una conduttrice Italia che è il numero uno. Ah, sì, Italia. Stava intercedendo per me. No, certo. No, non la toccate. No. Invece io voglio coinvolgere con un'ultima battuta il nostro amico Pasquale, un tifoso buonasera, storico, un tifoso che ne ha viste di Napoli-Milan durante questi decenni. A volte è andata bene, a volte è andata così e così. Alcuni sono ricordi legati alla memoria di Diego, di cui si festeggia domani il compleanno. Alcuni sono invece legati anche alla passata stagione, dove il Milan ha dato filo da torcere anche parecchio al Napoli, al punto che, caro Pasquale, non so se lo ricordano anche i nostri amici telespettatori, il presidente De Laurentiis nell'anno del trionfo, nell'anno dello scudetto, nell'anno di tutti i record, ha detto: la peggior partita di tutta la mia presidenza, dei suoi 19 anni di presidenza, è stato lo 0-4 rimediato l'anno scorso in campionato ad opera del Milan. Beh, diciamo che è una sconfitta che è ancora che fa male,
Era anche un brutto momento a livello di tifo quel periodo. Sì, diciamo che non c'era il supporto del dodicesimo uomo in campo. Quelle tifoserie venivano a Napoli e spadroneggiavano con tamburi, fumogeni, e noi eravamo costretti a non muoverci. Purtroppo adesso finalmente, diciamo, le due parti si sono avvicinate, il presidente ha capito l'esigenza dei giocatori, dei tifosi, che devono spingere la squadra. Diciamo un po' di rammarico sta a Milano, che abbiamo al primo minuto di gioco la Varaschelia in Champions, però quello Champions, e se andava quel pallone dentro forse andavamo in finale, forse la vincevamo con quella partita che abbiamo visto con l'Inter, che ha spadroneggiato poi con... Però ormai non possiamo pensare al passato, direi di concentrarti sul presente, anche perché il futuro potrebbe essere roseo o grigio o addirittura nero, non lo possiamo sapere. La partita di stasera, hai visto le scelte di formazione di Garcia, hai visto che gioca Elmas al centrocampo in sostituzione chiaramente di Anguissa, che non è recuperato, e al posto di un Cajuste che è stato un po' schizofrenico perché ha giocato benissimo a Verona, malissimo a Berlino, al punto malissimo da essere stato sostituito alla fine del primo tempo. Quindi insomma, questa scelta di Elmas la condividi, e soprattutto la conferma del professore Mario Rui come esterno basso di sinistra? Sono problemi di spogliatoio, tecnicamente non possiamo entrare nei meriti. Certo, uno vorrebbe la miglior formazione in gamba, però l'allenatore sa il perché e perché ha scelto quel giocatore, non un altro. L'importante è che quando escono dal campo dopo la gara hanno tutti la maglietta sudata, questa è la cosa più importante al di là dei risultati. Poi volevo ricordare un episodio amaro per noi, quando abbiamo perso lo scudetto in casa l'88 a maggio, il Milan uscì dal San Paolo che fu applaudito 80.000 spettatori. Questa è una lezione di civiltà a nord e io la condivido. Italia. E sono contenta che tu l'abbia ricordato. Italia, io ho una curiosità, ormai è chiaro che merita di entrare nel tuo staff, Egidio, un appuntamento fisso, ma hai approfondito quanti bene anni ha, che vuole fare? Perché il ragazzo è molto competente. Che fa? Che sì, vuole fare? Quanti anni ha? Lo ritroveremo, lo ritroveremo nel post partita. Lui ha 14 anni e ovviamente è uno studente, ha grandi attitudini che possono essere coltivate. Deve studiare molto, deve lavorare, e magari ci organizzeremo ed una di queste volte, quando il Napoli gioca in trasferta, per cui lui non è al Maradona, lo faremo venire anche negli studi, così lo potrai conoscere personalmente. Sì, ma Egidio, 14 anni ancora. Dopo... No, mi incuriosisce ancora di più, sì, ma immaginavo anche per più anni, invece 14 anni veramente è un talento, insomma. Sarà molto piacevole averlo. Sì, è un talento. Bene, ti salutiamo, allora, penso che stai per entrare. A questo no? punto vi saluto, lo stadio Maradona ormai è quasi riempito totalmente, sarà quasi un sold out, mancano poche centinaia di biglietti perché possa essere definitivamente e assolutamente pieno, però sicuramente non mancherà il supporto dei tifosi. Io vi saluto e ci diamo appuntamento nel post partita per qualsiasi informazione di cronaca, ci sentiremo durante il match. A dopo. Vai, forza, i campioni Napoli d'Italia siamo noi. Grazie, ciao, ciao. Io volevo dire una cosa importante, sì, che prima mi è sfuggita. Volevo ricordare a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da casa che ora bisogna inviare i pronostici della partita, quindi prima dell'inizio della partita, perché quando la partita Napoli-Milan inizierà il gioco sarà finito praticamente, e poi da lì, in base all'andamento della partita stessa, poi alla fine si decreterà il vincitore qualora ci fosse, e il numero è 334-34-06-054. E già sono arrivate telefonate, no? Sì, sono arrivate telefonate, ah, e infatti tanti messaggi proprio di pronostici. Vi devo dire, io sono un po' preoccupata perché i messaggi di vittoria del Napoli in realtà sono veramente pochi. C'è chi dice Napoli 0, Milan 2, Napoli 0, Milan 1, Napoli 1, Milan 3. Quindi, sinceramente... Ma tutti da Milano chiamano, strano.
Non lo so, però non penso, perché per andare a vedere la partita Napoli-Empoli del 12 novembre sono... Un blocchino, ma blocca. Quindi sono stati più razionali sulla possibilità di perdere per vincere i biglietti per la partita. A volte Scaramanzini. Diciamo che sono anche da casa preoccupati per questo big match, e quindi... Scaramanzini, per esorcizzare. Ma anche la volta scorsa parecchi davano Napoli... Due volte fa. Ma davano più che altro il gol del Verona. Sì, bravo. Che poi usciva. E poi ha vinto Chiara, quella della zecca, sempre i risultati. Ha vinto lei il biglietto, chi lo sa? No, abbiamo detto prima. Chi è il signore? Ah, uno lo sa. Ne sono quattro. Sicuramente, sicuramente è Salvatore. Non è Chiara, ma io lo so chi è, ve lo dico subito perché ce l'ho scritto. Allora, Salvatore, Caterina, Roberto e Gerardo. Vabbè. Sono loro i quattro che hanno vinto i biglietti della partita di stasera. Poi ce ne sono altri due, li salutiamo, Mimmo e Pasquale, che invece stanno scavalcando per entrare allo stadio. Li salutiamo, complimenti. Salutiamo e andiamo al telefono che ci chiamano. Pronto? Pazziano, come stai scavando? Buonasera, complimenti per la trasmissione. Ciao, grazie. Luca. Ciao Luca, saluto Tania e Salvatore Turco che c'erano anche l'anno scorso. Luca da Benevento. Sì, e poi saluto il Gennaro Iesso. Ciao Luca. Allora io volevo dire una cosa, ciao Salvatore. Allora io mi auguro una gestione oculata dei cambi da parte di Garcia, così come ha fatto con l'Union Berlino quando ha sostituito Elmas Cajus e quando praticamente ha messo al posto di Raspadori Simeone, così come ha detto Gennaro, ha messo alla fine Ostigar per proteggere il risultato, e spero una partita, diciamo, dove ci sia grande riaggressione della palla e grande intensità, e con questa gestione dei cambi in base a così come si mette la partita il tecnico sappia fare le mosse giuste, anche diciamo parando dal 4-3-3 a un 4-2-3-1 con l'ingresso di Simeone avanti a Raspadori, e io diciamo dico come pronostico 2-0. Vediamo prima come va con il 4-3-3 e facciamo le varie mosse, anche perché diciamo la difesa ha avuto una linea bella dritta, diciamo, contro l'Union Berlino, quindi è migliorata parecchio, diciamo. Ma stai correndo, sta correndo. Grazie, forza Napoli, un abbraccio, forza Napoli. Grazie. Lui mi ha fatto venire l'affanno. È campione di apnea, senso riesce a parlare di più argomenti in un solo ciato praticamente. ha fatto un applauso a Luca. È un campione. Allora Gennaro, non chiudo il telefono, perché salutiamo gli amici di Tufano, però perché l'hanno salutato. Possiamo rispondere a Luca, da salutare altri amici. Certo. Sì, rispondiamo un attimo all'amico. Luca giustamente nel momento speriamo di no, che le cose non andassero per il verso giusto, provare anche un discorso sul 4-2-3-1 inserendo anche Simeone, facendo giocare la Spadore dietro alla punta. Ma diciamo che l'abbiamo visto più di una volta quest'anno e penso che sia una mossa giusta, però io mi auguro che non ce ne sia bisogno. Preoccupato, Napoli... Gennaro, se vero comunque sei preoccupato. Sono un po' preoccupato, la partita è quella che sei è. Sei teso, se vedi. No, è vero. Ma prima delle gare sono sempre teso, capito? Perché se è particolare. E la sana tensione, capite che ci vuole... Particolare. Però è una partita, stasera è una partita difficile, ragazzi, è normale. Belle, sono belle le partite. Salutiamo gli amici di Puerto Svago. Esatto, sì, infatti, perché questa settimana Puerto Svago e il suo patron Salvatore Cerbone ci portano nel magico mondo di... per noi. Sì, perché pochi minuti prima dell'inizio della gara ha parlato anche Meluso e ha parlato di Osimhen e dei risultati del Napoli. Ha detto innanzitutto: non avere Osimhen non è mai positivo, ma in attacco c'è grande positività. Faccio un po' come Luca, che prendo poco fiato quando parlo. Abbiamo Simeone, un calciatore di talento in panchina, Raspadori e titolare in nazionale. Spesso c'è grande competitività in avanti e possiamo sempre schierare una formazione quindi forte. Tutte le partite sono importanti, ma questa è una gara che crea stimoli maggiori. Io credo che il Napoli abbia una rosa altamente competitiva per stare nelle parti alte della classifica e cerchiamo di arrivare più in alto è possibile. Vero, ma ce lo auguriamo. Benissimo, io volevo sapere da Luca Turco invece quando fai un altro passaggio, quando c'hai un progetto più consistente di una videoclip. A giorni, la settimana prossima, come ben sai, so che sei coinvolto anche tu, iniziamo le riprese dell'opera prima, che è della mia opera prima, di un cortometraggio, cui tu hai un ruolo, quindi speriamo bene, sono molto teso. Sì.
più per la partita in questo momento, però sono teso anche per gli obiettivi personali. Vuoi accennare senza spoilerare un po' di che tratta questo cortometraggio? È una storia che anche parla... perché non l'ho ancora letto, per cui come così mi dici pure di che si tratta. C'è un ruolo importante, come fai? Ma me l'hai mandato tu? Ma non mi ricordo. No, non me l'hai mandato, figlio mio. È la storia di una mamma ed una figlia. Io faccio la figlia. Tu fai la figlia e puoi fare anche la mamma, perché dobbiamo risparmiare, quindi fai tutti i ruoli. Sì. Sono avvezzo a questo. È una storia comunque di questo rapporto controverso tra queste due, e cerchiamo di raccontare la Napoli moderna ma con delle radici popolari. Quindi speriamo che... Possiamo sapere i nomi della mamma e della figlia, perché io posso... La figlia è Sofia Piccirillo, che è Bianca, è un posto al sole. Un posto al sole la mamma invece è Viviana Cangiato, che è una nota attrice napoletana. Bravissima. E poi c'è Patrizio. E poi, che faccio io? Scusa. Tu fai il tutto fare, quando mancano a tu ti metti a te. Poi mi dirai, io sono fiducioso nella tua regia. Allora, vorrei sentire ancora altre notizie dalla web. No, più che altro volevo dire che dopo l'appello di Tania sono arrivati tutta una serie di messaggi positivi. Vedi? Tutti credono nella vittoria del Napoli, 2-1, 4-0, 2-1, 1-0, gol addirittura di Mario Rui e 3-1, quindi anche con il marcatore. Ci può stare Mario Rui, ma proprio se c'hai 30 secondi anche le quote, perché anche dalle quote si vede, ecco... Te le trovo subito. Cosa pensano poi i bookmakers, e più o meno... Io credo sia Napoli favorito. Secondo te come le dici? Secondo te come sono queste quote? Come so? No, qua, no, la quota in sé. Ah, no, è venuto a Fabrizio Corona, ha fatto un mamma mia. No, non fa piacere. No, secondo me sono abbastanza equilibrate e credo sia più, ecco, favorito il Napoli, perché gioca in casa, perché insomma ha una compagine di tutto rispetto, e poi perché siamo i campioni di d'Italia. Non vuoi scordare. È proprio così, perché l'uno del Napoli è quotato a 2,20 e il 2 a 3,30, quindi i bookmakers danno fiducia al Napoli totale. Vedi, quindi forza Napoli, forza ragazzi. Qual è il tuo pronostico allora? Ma amico, se devo partecipare al Gipova Free, sì, che vinco il biglietto e vengo qua. Facci un buon collegamento. No, perché se non ci scrivi su WhatsApp non vale. Non vale. Allora, se proprio ce l'abbiamo un minuto? Sì, un minuto. Mondo, dalla regia, cortesemente, luci, suspense e musica, perché avevo sentito una palla. Sì, vai, proprio grossa. Sentiamo sta palla. Mi armo appunto di palla, perché Gennaro Iezzo già sa di cosa si tratta, lo stesso Mattia, il buon Luca, sta imbattendo per la prima volta in questo. Luci, suspense, musica, se pallo ce l'hai. Pallo veggente. No, mi era una mano, senti questa palla. Senti. Che senti, Fabrizio? Che positiva, la palla è positiva, sì? No? Sì. Sentiamo insieme, Perfizio, senti i rumori. Senti anche il rumore che... Però non capisco chi segna questa volta. Politano! Gol di Politano! È una palla, però, ma voglio dire, gol di Politano, il primo gol del Napoli lo segnerà Politano. Questo lancio, diamo la pubblicità, questa è la proprio Politano. Mi raccomando, rimanete con noi, non cambiate canale, ci vediamo tra pochissimo sempre qui, canale 14 del Digitale Terrestre, perché inizia ovviamente quando gioca il Napoli, noi con Napoli Milan pronti a viverla con voi. A tra poco.